Liberale. Eccoci qua. Siamo in diretta su Facebook. Chiedo scusa per il ritardo dovuto a problemi tecnologici miei e quindi causati chiaramente dalle forze del male centraliste e che quindi vogliono impedire questa trasmissione. Scusatemi la battuta. Allora, siamo particolarmente felici di ritornare agli eventi, in questo caso esclusivamente su Zoom. Siamo arrivati al 142esimo evento di Lodi Liberale che l'anno scorso, subito dopo la pandemia, quindi lo scoppio del coronavirus, dopo una breve pausa, ha deciso di intensificare i suoi eventi passando da un evento ogni 3 settimane a un evento settimanale. Questo ci ha permesso poi di inaugurare a partire dal settembre dell'anno scorso anche un ciclo che prosegue costantemente, che è quello di presentazione di classici del pensiero liberale, libertario in generale, ogni 2 settimane. Questo permette di, come dire, di diffondere, di contribuire a far conoscere più che altro le idee liberali, libertarie, anarcocapitaliste, mignarchiche, insomma, tutto quel vasto mondo degli amanti della libertà che si può declinare, come dire, in vari modi. Questa sera invece, è la serata in cui viene, come dire, dedicata a un libro uscito di recente, in questo caso l'anno scorso. E di cosa parliamo stasera? Beh, visto la provenienza dei redattori, credo di poter dire che stasera parliamo di sgay. Quindi sgay, spero che sia di non aver sbagliato, sgay o sgay, soldi, denaro, quella cosa, come dire, che troppi considerano vile e invece è importante e anche perché in questo caso è declinata come articolazione territoriale. Allora, intanto, qual è il libro che presentiamo? Il libro si chiama Autonomia, Differenziazione e Responsabilità, con un sottotitolo, come al solito, esplicativo, numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato. Lo discutiamo con i due autori, che appunto sono il professor Andrea Giovanardi, che è professore ordinario di diritto tributario all'Università di Trento, e il professor Dario Stevanato, che è professore ordinario di diritto tributario all'Università di Trieste. Quindi inizio chiaramente ringraziando innanzitutto per aver scritto il libro e poi di aver accettato di presentarlo oggi, in una data peraltro che è emblematica, ma poi ci arriviamo. Insieme a noi, come terzo relatore, ormai c'è un amico di Lodi Liberale, che è Roberto Brazzale, un grande imprenditore, libertario, autonomista, Buonasera. indipendentista, sai che posso andare avanti per tanto tempo, ma credo che di poter dire anche orgogliosamente, lo diciamo, nostro socio, perché Roberto ormai da qualche anno che si è iscritto a Lodi Liberale, dandoci fiducia, questa cosa ci onora per mille motivi. Data simbolica e emblematica, sì, perché oggi, il 15 settembre 1996, quindi 25 anni fa, in qualche modo venne dichiarata, dire, la Padania. Ecco. Boh, è collegato, è eccessivo, è vero, ne parleremo durante la serata. E ha deciso di mantenere questa serata di mercoledì, nonostante stiamo affrontando, sperando di vincerla nel nostro piccolo, la sfida con Interreale Liverpool-Milan. Peraltro sono certo che uno dei due relatori, uno sono io e l'altro sono certo il professor Giovanardi, si sono sottratti alla visione della propria squadra del cuore per partecipare a questa serata, quindi è assolutamente importante. Ma insomma, perché? Perché il 13 lunedì, che avrebbe dovuto essere la data, eravamo presenti io, Roberto e altri alla cena dell'Istituto Bruno Leoni a ascoltare questa Isabel Díaz Ayuso, che è la presidente della Comunità di Madrid, e ha spiegato in maniera molto semplice come si possano coniugare le esigenze di libertà e di attenzione e contrasto al virus, avendo una visione liberale, aperturista, non molto da stato etico, passatemi l'espressione, ma avendo rispetto per la vita delle persone, per le aziende, per la libertà economica. Quindi, come dire, è il motivo per cui occasionalmente siamo passati dal lunedì al mercoledì. In più, questo libro credo che possa conduci nell'ambito di un programma, in qualche modo, che stiamo sviluppando da un po' di anni. Noi abbiamo presentato nel corso degli anni il libro di Vito Terzi, peraltro insieme a Roberto Vazzali, Italica, sulle modalità dell'unificazione d'Italia, discutendone i presupposti. Abbiamo presentato più volte libri su Carlo Cattaneo e abbiamo dedicato una serata sui classici a Marco Minghetti, ampiamente citato anche nel volume, perché sono, come dire, i liberali storici che probabilmente, se fossero stati ascoltati, non avremmo avuto bisogno forse neanche di fare questa serata. Insomma, avremmo avuto un'altra Italia sicuramente più attenta alle diversità e alle differenziazioni, magari un'Italia, come dire, federale. Durante questa serata ci avvicineremo e, come dire, comprenderemo parole e espressioni che possono suonare
difficili di comprensione, regionalismo differenziato, residuo fiscale con partecipazione al gettito, riserva di aliquota. Parleremo insomma di che cosa è l'autonomia differenziata, quella che è stata approvata peraltro dagli abitanti di Lombardia e Veneto qualche anno fa e che poi non è mai stata, come dire, messa in campo. E ne capiremo perché ce n'è bisogno, perché ancora adesso sia un tema, nonostante sono passati qualche anno, che è di assoluta attualità, e lo faremo appunto con non solo gli autori del libro, ma anche due protagonisti, quindi, della delegazione trattante del Veneto, quindi l'hanno visto, non solo l'hanno scritto, l'hanno studiato, sono esperti della materia, ma in qualche modo sono stati proprio presenti al processo che ha portato ad ora sostanzialmente a un fallimento di questo progetto, che comunque speriamo tutti che possa andare in porto, come almeno primo passo, ma è quello più ragionevole che potremmo essere, si potrebbe essere auspicabile e ragionevole raggiungere in tempi. Breve introduzione, breve citazione da dove partiamo, e poi lascio subito la parola al professor Andrea Giovanardi. Uno. Il Nord trasferisce ingentissime risorse al Sud e quindi ogni lamentela in merito all'insufficienza delle risorse trasferite, che non parte da questo indiscutibile dato di fatto, va vista con diffidenza e sospetto. Due, i dati, perché questo libro, una delle sue caratteristiche fondamentali, che è pieno di dati, è pieno di dati ufficiali, tabelle, riflessioni sui numeri, non c'è solo teoria, ma c'è anche appunto adesione alla realtà, quindi non solo massimi sistemi a cui siamo legati, ma appunto dai massimi sistemi è calato assolutamente nella realtà. Quindi, due, i dati dimostrano che l'incremento della crescita delle regioni del nord si trasforma anche in maggiori risorse a disposizione del sud. Tre, gli anzidetti trasferimenti influiscono sul reddito disponibile delle famiglie residenti al nord, che in costante decrescita e ciò al contrario di quel che accade nel mezzogiorno del paese. Che cosa vuol dire? E poi davvero mi taccio. È che probabilmente il meccanismo che è in atto adesso di costante trasferimento per un tentativo di perequazione nazionale dalle regioni più ricche alle regioni più povere non solo è, per come la pensiamo noi, per come la penso io, ingiusto di per sé, perché per mille motivi tarpa le ali alle regioni più produttive, si basa su una presunta solidarietà imposta, coercitiva, di carattere, come dire, unitario e centralistico, ma è anche inefficace e inefficiente. E quindi non solo è, dal punto di vista valoriale, discutibile, perlomeno per noi, ma è anche appunto inefficace e inefficiente. Come peraltro, e qui veniamo all'ultimo punto di collegamento con l'Odi liberale, era ampiamente dimostrato in un libretto pubblicato all'Istituto Bruno Leoni, citato più volte nel libro e che noi presentammo qualche anno fa, che è esattamente questo che potete, credo, vedere adesso, cioè che è morire di aiuti, fallimenti delle politiche per il Sud e come evitarli. Quindi, ringraziando gli autori per essere con noi questa sera, cedo volentieri la parola al professor Giovanardi per il primo intervento. Allora, intanto veramente grazie all'Odi Liberale e a te, Lorenzo, per l'invito che ci hai fatto e per noi, dico per me, ma penso anche per Dario, insomma, quello dirà lui. È un grande piacere essere qui questa sera. Ecco, tu hai fatto una introduzione che dice già molto, perché noi scrivendo questo libro abbiamo pensato che ci volesse una sorta di approccio interdisciplinare a questa materia. Questa è la ragione per cui c'è un primo capitolo introduttivo in cui ci occupiamo degli aspetti economici del regionalismo e quindi ci occupiamo di trasferimenti interterritoriali, ci occupiamo di aggregati, riflettiamo sugli effetti dei trasferimenti in termini di crescita, ma non solo, riflettiamo anche sugli effetti dei trasferimenti in termini di miglioramento dal punto di vista sociale dei territori. E poi ovviamente c'è una parte più giuridica, anzi giuridica, che è il secondo capitolo, in cui si esaminano i tratti, direi anche in modo approfondito, i tratti del cosiddetto regionalismo differenziato e quindi delle proposte su quello poi, di quello poi dirà Dario. E poi c'è un terzo capitolo, dico tanto per far capire la struttura del lavoro, il terzo capitolo, come scrive Nicola Rossi che ha fatto la presentazione. Beh, il terzo capitolo è una sorta di diario, per la verità Nicola Rossi dice che è un po' tutto un diario, secondo me è solo il terzo capitolo un diario, però insomma, perché diario, dico la verità, mi sembra un po' sminuente, questo non è un diario, il terzo capitolo lo è, perché il terzo capitolo è il racconto,
del confronto tra Stato e tra governo e le tre regioni, e cioè Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, che sono arrivate vicine a un'intesa, a un accordo sulla base dell'articolo 116,3, ovviamente in un'epoca pre-Covid, e cioè nel 2019. Addirittura poi, per la verità, nel 2018 con il governo Gentiloni c'è stata anche una preintesa da cui sembra volersi ripartire oggi, quindi la vicenda del regionalismo differenziato non è finita. E poi c'è un quarto capitolo in cui ci sono le riflessioni concluse. Ecco, tu hai citato dei brani, o comunque mi hai dato degli spunti, riflessioni che sono del primo capitolo, no? Perché effettivamente parlare di questioni giuridiche senza inserire le questioni giuridiche in una cornice che evidentemente non può che essere economica, tu dici, voi parlate di SCEI. Sì, Costantino Mortati, che è stato un grande giurista, diceva che l'autonomia finanziaria è la pietra angolare dell'autonomia, cioè quella pietra su cui poi si fonda la costruzione degli edifici. Quindi non c'è autonomia, non c'è autogoverno dei territori senza i soldi, senza l'autonomia finanziaria, senza che le regioni, ma anche questo vale anche per le altre autonomie, le province e i comuni, possono contare su risorse che siano certe e congrue rispetto alle funzioni che queste regioni o queste autonomie hanno. Se questa è l'autonomia finanziaria. Allora, cosa abbiamo potuto rilevare? Ma abbiamo potuto rilevare che nel nostro paese, lo sanno tutti, lo hai detto anche tu, noi abbiamo dei giganteschi trasferimenti tra regioni del nord e regioni del sud. Attenzione che non sono fondi perequativi, quindi in qualche modo trasferimenti voluti e pensati, sono trasferimenti impliciti, perché ovviamente il livello della pressione fiscale è identico in tutto il paese, però ci sono delle parti del paese che potrebbero, in relazione alle spese che hanno, potrebbero, non avrebbero bisogno di aliquote così elevate. E quindi ecco il concetto di residuo fiscale. Le tre regioni del nord vedono nel proprio territorio molte più entrate dello Stato, quindi pagano molte più imposte rispetto alle spese che sono destinate a quel territorio. Viceversa, il contrario capita nelle regioni del sud. Allora, vado subito a, vado subito a chiarire un profilo che è fondamentale. Guardate che in tutti i paesi federali, in tutti i paesi in cui l'autonomia conta qualcosa, in tutti i paesi ci sono dei trasferimenti interterritoriali tra le aree più ricche e le aree più povere. Cioè, non è che questa è un'ingiustizia, ho detto è ingiusto. L'ingiustizia non sta in questo. L'ingiustizia sta nel fatto che i trasferimenti interterritoriali sono di una dimensione impressionante. E poi, quel che è peggio, non servono a quell'obiettivo a cui dovrebbero servire, perché i territori più ricchi debbono trasferire risorse ai territori più poveri in una logica di convergenza, e cioè il divario dovrebbe diminuire. Invece noi siamo in una situazione in cui un fiume di risorse finisce dai territori più ricchi, che sono i territori del nord, ai territori del sud, senza che questo divario diminuisca. E quindi non c'è solo un problema di drenaggio di risorse, c'è anche un problema di efficacia di quel drenaggio di risorse. Quindi tantissime risorse, e dall'altra parte non servono a ridurre il divario, che anzi va ampliandosi. Ricordiamoci che negli ultimi 20 anni circa 2 milioni di persone sono emigrate dalle regioni del sud, e faccio presente che chi emigra non sono, non so, le persone della mia età o quelle ancora più anziane, ma sono i ragazzi, e molto spesso sono i ragazzi, i giovani più bravi e più studiosi, più capaci o più intraprendenti, insomma, la parte migliore della società, generando
questo ancora di più un effetto in qualche modo regressivo, li fa andare indietro sempre di più e quindi il divario si aumenta. La finanza pubblica territoriale italiana si fonda quindi sulla necessità che le regioni ricche abbiano, manifestino, ecco, degli avanzi molto consistenti, differenza tra entrate e spese, quindi le entrate sono molte di più delle spese che si ricevono, e dall'altra parte dei deficit molto consistenti. Guardate che stiamo parlando, per fare qualche numero minimo, stiamo parlando, quale che sia la banca dati che si sceglie, dai conti pubblici territoriali alla contabilità nazionale, alla Banca d'Italia, parliamo di dati impressionanti, perché sono in circa pari al 10% del PIL. Faccio presente che quando la Germania Ovest si unisce con la Germania Est, dai territori dell'Ovest vanno all'Est risorse che sono pari a circa il 4% del PIL di quelle aree. Invece noi oggi abbiamo, da decenni, una situazione in cui il 10% del PIL è il residuo fiscale, l'avanzo del nord, che deve tenere in piedi un deficit gemello al sud. C'è un dato impressionante nel libro, dal 2001 al 2017, se non sbaglio, circa 670 miliardi è la dotazione sud, il PIL non è aumentato ma è diminuito. Dall'altra parte, una regione come il Veneto ha contribuito per 250 miliardi nello stesso periodo e il PIL è aumentato di poco. Qual è l'effetto di questa situazione? C'è una intermediazione centrale che porta risorse dal nord al sud senza ridurre i divari. Ma qual è l'effetto? L'effetto è che non va più neanche al nord, perché sfido qualunque territorio, qualsiasi territorio, a crescere in modo significativo con avanzi di questo tipo. Ricordo che nel 2019, pre-Covid, noi avevamo un deficit a livello nazionale di circa l'1,8%. E cosa si diceva? Si diceva che questa è austerità l'1,8% di deficit, e questa austerità non fa crescere il paese. Ma allora, scusate, perché quando si dice se l'1,8% di deficit non fa crescere il paese, ma come fanno a crescere dei territori che hanno il 10%, ma ovviamente non di deficit, ma di avanzo? Allora, quando ho fatto e abbiamo fatto insieme a Dario queste osservazioni, io dico la verità, noi non abbiamo mai avuto risposte su questo. Cioè non si capisce perché il dato a livello nazionale va considerato, e quindi ecco che da lì se ne desume la necessità di politiche espansive, la necessità di politiche keynesiane, quello che volete. Quando invece noi prendiamo il dato per un territorio, che peraltro se prendiamo le tre regioni fa 20 milioni di abitanti, allora quel dato non vale più, e quindi non c'è l'effetto in qualche modo estremamente negativo per le prospettive di crescita. Poi non è solo una questione di PIL, perché sennò ci dicono che guardiamo, come dici tu, troppo ai scale e non ci occupiamo di altro, perché ovviamente la non crescita si accompagna anche a grossissimi problemi dal punto di vista del rispetto dei diritti sociali. Cioè non è che hanno avuto, però, come dire, hanno avuto tante risorse, però i diritti che danno corpo alla cittadinanza sono rispettati. Allora potremmo dire, beh, anche il nostro sacrificio, che non ci fa crescere come vorremmo, è però quantomeno i nostri concittadini del sud crescono, possono usufruire di servizi, possono usufruire di ospedali, di un'istruzione di elevato livello o comparabile a quella del nord, e quindi va tutto bene. No, non c'è nemmeno questo.
E quindi non è solo un problema di crescita, è anche un problema che i diritti di un cittadino del Sud, e questo, consentitemi, è vergognoso, i diritti del cittadino del Sud non sono gli stessi di cui può godere un cittadino del Nord. Sembra che stia riprendendo la trattativa, e chiudo. E cosa è uscito a fine agosto sui giornali? Ma è uscito a fine agosto sui giornali della Svimez, il direttore Luca Bianchi, è uscito da Viesti, che è questo collega che insegna, professor Viesti, che insegna a Bari, è uscito anche da Mirabelli, che è presidente emerito della Corte Costituzionale, e tre giorni, tre articoli su Messaggero e Quotidiano del Sud. Soprattutto uno di questi diceva una cosa: no al riconoscimento dell'istruzione per le regioni. Faccio presente che l'istruzione è una delle materie che potrebbero essere definite ai sensi dell'articolo 116,3 nella logica, spiegherà meglio Dati, nella logica dell'autonomia differenziata. Allora la domanda è: ma funziona bene oggi la scuola in questo paese? E perché no? Si dice no perché? Perché comporterebbe il paese a due velocità, perché l'unità del paese ne verrebbe meno, perché il diritto al lavoro sarebbe messo in discussione. Allora la domanda è: ma oggi funziona bene la scuola? La risposta è no, e le statistiche dell'Invalsi lo dimostrano, perché la preparazione degli studenti del Sud purtroppo non è paragonabile alla preparazione degli studenti del Nord. Quindi noi abbiamo una gestione centralizzata della scuola che non funziona. Però la risposta è sì, ma non si può tentare di trasferirla alle regioni, perché funzionerebbe ancora peggio. Ma perché funzionerebbe ancora peggio? Peggio di così, ed è stata tutta così questa vicenda. Cioè, i soldi che voi ci trasferite in realtà non sono sufficienti, perché dovrebbero essere ancora di più, e se noi non cresciamo, allora quei soldi dovete darcene di più, e così via. E allora il tema invece che il libro pone, poi chiudo, è questo: ma è sostenibile una situazione di questo tipo? Un assetto della ripartizione delle risorse che si fonda sugli squilibri che abbiamo evidenziato nel libro in maniera evidentemente molto più approfondita, ma può reggere? Perché il problema è: noi abbiamo bisogno di più risorse, ma se già il 10% del PIL ci sono avanzi del 10% del PIL, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare ad avanzi del 13% del PIL, dobbiamo arrivare ad avanzi del 15% del PIL. La Calabria ha un prodotto interno lordo che è costituito per il 70% da spesa pubblica. Ma cosa bisogna fare? Bisogna fare l'80-90% di spesa pubblica, tutta spesa pubblica. E così via. Il 18% del PIL del Sud deriva dai trasferimenti impliciti dal Nord. E allora la questione che dobbiamo porci è questa: non è che la crescita del paese passa, che ci siamo posti nel libro a cui abbiamo dato una risposta, non è che la crescita del paese passa dalla riduzione dei residui gemelli, l'avanzo e il deficit, gli avanzi al nord e i deficit al sud. Non è che devono ridursi gli avanzi e devono ridursi anche i deficit in modo da consentire al nord di crescere di più, in un contesto in cui peraltro la crescita del nord fa anche da traino al resto del paese. Io non voglio dire che il paese deve crescere con delle regioni che fanno da traino alle altre. Le locomotive, l'abusata metafora della locomotiva e dei vagoni. Non è così, il paese deve crescere insieme. Però sicuramente così non cresce, e così non cresce il nord, non cresce il sud, il divario si amplia, si va ad ampliare, e la situazione si fa sempre più difficile, e tanto che oggi c'è il PNRR, quindi un momento di in qualche modo di sospensione.
Però poi anche i soldi del PNRR in buona parte dovranno essere restituiti. E quindi, se non risolviamo questi problemi di fondo, mi pare che prima o poi i nodi arrivano al pettine. E arrivano al pettine, potrebbero arrivare al pettine in modo molto più drammatico, ancora molto più drammatico di quello che accade oggi. Noi pensiamo, e adesso sarà Dario a darne le ragioni, che uno strumento per diminuire, per migliorare questa situazione potrebbe essere quello della realizzazione di concrete forme di autonomia differenziata. Intanto grazie al professor Giovanardi. Temo che la risposta a una domanda che il professore ha fatto, cioè la Calabria, dato che non conosce, cioè non conoscevo, perlomeno non l'avevo, come dire, recepito, cioè il 70% del reddito derivante da spesa pubblica, cosa vogliamo aumentare? Beh, visto che il clima, come dire, dell'opinione pubblica o della classe politica in generale nella fiducia estrema nei confronti dello Stato, temo che ci sarebbe anche qualcuno che non si scandalizzerebbe se arrivassimo al 75-80%. Credo che ci viviamo in un periodo in cui c'è una fiducia nella mano pubblica, nell'intervento pubblico, nell'intermediazione pubblica, nel fatto che gli interventi salvifici sono quelli fatti a debito, per cui temo che ci sarebbe qualcuno che risponderebbe assolutamente di sì. Prima di cedere la parola a Dario Stevanato, mi ha ricordato, professor Giovanardi, appunto, questa cosa funziona. Ecco, credo che nel libro c'è, peraltro non l'ho ancora fatto vedere, che è esattamente questo, a pagina 94, un apologo bellissimo. Brevissimo, efficace, rimane impresso, ve lo voglio leggere. Siamo nella seguente situazione per capire che cosa sta succedendo e che cosa pensiamo che possa essere la soluzione. Il comandante Nord e il comandante Sud sono due astronauti su una stazione orbitante. Sud ha una forte emorragia. Nord chiama la base terrestre di Roma per chiedere come intervenire. Dopo accurate ricerche condotte dal comitato tecnico-scientifico, quando sentiamo comitato tecnico-scientifico qualche problema poi viene, base terra si riferisce a Nord che l'unico modo di salvare con assoluta certezza il compagno malato è quello di fargli con il suo sangue una trasfusione di 4,5 5 litri. Anche qui non so se avete utilizzato deliberatamente la parola compagno, ma quello è un altro discorso ancora. Mentre a Roma si stanno congratulando con il presidente del comitato tecnico-scientifico per la brillante e rapida decisione, il comandante Nord, eseguita la trasfusione secondo gli ordini ricevuti, muore dissanguato. Identica sarà però la sorte del comandante Sud, il quale, data la sua incapacità di condurre da solo la stazione orbitante, muore pochi minuti dopo per una manovra errata. Credo che questo possa essere tranquillamente la spiegazione, la sintesi del libro spiegata anche a un bambino, ma qui c'è dentro assolutamente tutto. Quindi cedo subito la parola al professor Stevanato, chiedendogli magari di cominciare semplicemente con una definizione. Non tutti sanno che cosa sia il residuo fiscale, che è un termine fondamentale. Magari se ne dà una spiegazione anche per i profani, il professore, poi ascoltiamo assolutamente il suo intervento e grazie di essere con noi. Sì, grazie a voi dell'invito e mi associo naturalmente ai ringraziamenti anche di Andrea. Prima di dire qualcosa sul residuo, che peraltro c'entra relativamente poco col tema dell'autonomia differenziata, vorrei magari dire due parole su quest'ultima, cioè su qual è il senso della domanda che le tre regioni hanno fatto. Peraltro, non so se è già stato ricordato stasera, in due casi su tre alla base di queste richieste c'è stato un referendum di tipo consultivo che ha dato, soprattutto nel caso del Veneto, un esito assolutamente univoco, cioè maggioritario. Non solo tantissimi, naturalmente chi è andato a votare ha votato per la quasi totalità per il sì, per l'autonomia, ma quello che ha impressionato è il numero di elettori che sono recati alle urne, mi pare che sfiorassero il 60%, insomma sappiamo che non è facile portare qualcuno a votare a un referendum, e soprattutto poi di tipo consultivo. Il senso di fondo delle richieste qual è? E poi vediamo nelle basi giuridiche. Beh, l'idea che le regioni, alcune regioni del nord, Veneto, Lombardia ed Emilia, ritengono evidentemente di poter fornire, derogare dei servizi pubblici ai propri cittadini in modo migliore, in modo più efficiente e più efficace e più anche probabilmente
tarato sulle esigenze dei singoli territori di quanto possa fare lo Stato. Questo tipo di convinzione, vediamo che peraltro porta a delle critiche di tipo invece oppositivo di chi invece dice ma questa convinzione è in realtà una credenza, è in realtà un fatto indimostrato e su queste basi diciamo uno dei tanti tentativi di bloccare questo processo arriva da questo tipo di obiezioni su cui poi vale anche la pena di soffermarsi. Dunque, capacità perlomeno presunta di fornire servizi in misura migliore, con più efficienza e adeguatezza di quanto faccia lo Stato. La base giuridica sta in una norma della Costituzione, che è un comma dell'articolo 116, che sta diciamo nell'ambito della parte che riguarda i rapporti tra Stato e Regioni, insomma le varie articolazioni della Repubblica, dove vi è questa possibilità di correggere, per così dire, di adattare a singole situazioni quella divisione di materie contenuta nell'articolo successivo, cioè nell'articolo 117. In pratica, in estrema sintesi, l'attuale Costituzione prevede che su determinate materie, quelle tipiche di uno Stato sovrano, come ad esempio la difesa dei confini, l'ordine pubblico o la giustizia, o il sistema tributario statale, sia solo e soltanto lo Stato a poter legiferare. Invece vi è poi un elenco di materie cosiddette a legislazione concorrente, in cui questa potestà legislativa è ripartita tra Stato e Regioni secondo il principio per cui lo Stato detta principi di norma, detta principi generali, mentre le Regioni dettano norme di dettaglio, insomma si occupano più delle parti attuative e poi ovviamente anche dell'amministrazione delle varie funzioni. Anche la Regione è un ente di programmazione, ma poi attraverso province e comuni articola la propria azione amministrativa. Tutto quello che non è previsto nel primo elenco e nel secondo elenco invece è, cioè, diciamo, residualmente assegnato alle Regioni. Ora, questo assetto è apparentemente rigido e tuttavia la norma che ho ricordato, il comma 3 dell'articolo 116, consente a singole regioni che siano interessate ad ottenere maggiori margini di manovra e di intervento di chiederli allo Stato e di raggiungere, se possibile, una intesa che deve essere poi passata al vaglio del Parlamento e approvata con una legge a maggioranza qualificata. Quindi c'è, diciamo, tutta una serie di cautele di tipo procedurale che assicurano il principio democratico, per cui non è che una regione può dire io voglio queste materie, voglio fare di più su queste e lo faccio in via unilaterale. Occorre, questo è un limite se vogliamo del processo, perché le singole regioni da sole non possono praticamente nulla, non possono costringere il governo e men che meno il Parlamento a poi il governo a raggiungere intesa e men che meno il Parlamento poi a consacrarla in una legge qualificata, a maggioranza qualificata. Però appunto c'è questo procedimento mai prima di oggi, cioè in realtà mai attuato ad oggi, però è dal 2018 che c'è questo tentativo di queste tre regioni di portare a compimento una intesa volta appunto ad ottenere maggiori spazi di autonomia alle regioni stesse. Tante volte ci siamo detti con Andrea, e traspare anche, credo, dal libro, che rispetto a questo disegno sono nettamente prevalenti, a mio avviso, ma penso che sia un dato oggettivo, non sia solo una mia sensazione, ma poi magari
Andrea e Roberto potranno meno confermarla, che ci sia uno schieramento contrario piuttosto nutrito, cioè non dico totalitario, ma insomma maggioritario, direi proprio di sì, cioè tutti i centri di potere, tutti i centri di informazione, i luoghi in cui si dibatte di politica, di cultura, di assetti istituzionali, quindi diciamo i docenti universitari nei loro scritti, le università stesse, i giornali, i grandi giornali, il sindacato, o meglio i vari sindacati, l'associazione vescovile, insomma l'elenco delle posizioni contrarie a questo disegno sono veramente tante. Ci è sembrato, e lo spieghiamo dettagliatamente nel libro, che per la maggior parte si tratti di obiezioni o del tutto infondate o comunque poco fondate e in larga misura superabili. Alla fine, qual è il vero, quale sembra essere la vera preoccupazione che ha fino ad oggi impedito di fare di portare a compimento le intese? Diciamo quella quella dichiarata, diciamo, quella maggiormente dichiarata è un'accusa di voler attuare un disegno parasecessionista, cioè di voler utilizzando questo grimaldello, in realtà è una norma della Costituzione, ma viene vista come un grimaldello, rompere l'unità d'Italia, rompere soprattutto il trattamento uniforme e questo principio di uniformità che è largamente prevalente, anche se i dati della Costituzione direbbero qualcosa di diverso, perché si riferiscono al pluralismo, all'autonomia, alla responsabilità, non a caso sono le parole che ricorrono al titolo del libro, alla differenziazione appunto. Faccio un esempio su tutti: si accusano queste regioni e i proponenti di queste intese di voler creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, ad esempio con riguardo alla scuola o alla sanità o ad altre materie, in cui si dice, ecco, in questo modo le regioni più efficienti, più forti dal punto di vista economico, riuscirebbero a fare meglio di come fanno, mentre tutte le altre fatalmente verrebbero a stare peggio. Non è chiaro perché dovrebbero stare peggio. La sensazione, cioè, diciamo che tutt'al più uno potrebbe dire, vabbè, se ammesso che e auspicabilmente talune regioni riescano a fare meglio da sole e quindi a far stare meglio il proprio cittadino, non è che da questo dipende che tutti gli altri starebbero peggio. Certo, si amplierebbero i divari, ma non perché qualcuno sta peggio, semplicemente qualcuno è rimasto fermo e qualcuno è migliorato. Questo già di per sé mi pare risponderebbe anche all'ottimo paretiano, cioè miglioriamo la situazione di qualcuno senza peggiorare quella di nessun altro. E però poi la vera ragione, a volte non dichiarata, altre volte invece dichiarata e come, è che questo processo porti ad una alterazione nella allocazione delle risorse finanziarie che attualmente confluiscono a livello degli enti regionali per poi, diciamo, calarsi nell'erogazione di servizi pubblici. Cioè si dice, in realtà l'accusa che viene fatta è più che altro quella di un processo alle intenzioni, e cioè a dire, ma le regioni in questione non tanto vogliono autonomia fine a se stessa per svolgere meglio determinate funzioni, ma la vogliono perché attraverso questo in realtà intendono appropriarsi, parola che ricorre, questa locuzione che ricorre, quella di una sorta di appropriazione indebita, in sostanza, di appropriarsi di una parte delle risorse della collettività, dimenticando, peraltro, due cose. Cioè, una, lo ha ricordato Andrea, parlando dei trasferimenti interterritoriali e quindi dei residui fiscali, che, rispondo poi anche alla domanda iniziale, misurano la differenza tra il complesso delle spese pubbliche erogate in un territorio regionale e l'ammontare delle entrate raccolte sul territorio stesso. Quindi se c'è un residuo fiscale positivo, vuol dire che i cittadini, ad esempio, del Veneto pagano in imposte più di quanto
ricevono in cambio dallo Stato sotto forma di spesa pubblica. Un residuo negativo di cui beneficiano altre regioni, e molte di queste sono regioni del sud, ma non solo, ma comunque molte di esse sono regioni del sud, invece hanno un residuo di tipo negativo, cioè i loro cittadini versano meno imposte di quello che ricevono in cambio in termini di spesa pubblica. Quindi, dicevo, il timore, a volte evidenziato, a volte sotto traccia, di una diversa allocazione di risorse che conseguirebbe a questo disegno. In realtà, questa obiezione, cioè messa così, cioè va destrutturata in che termini? Beh, nel senso che è chiaro che l'eventuale ottenimento di maggiori margini di autonomia in una serie di materie avrebbe come conseguenza che gli attuali centri di spesa dovrebbero limitatamente alle materie trasferite, dovrebbero, e alle funzioni trasferite, dovrebbero essere spostati dal livello centrale, cioè una gestione da parte dello Stato, a una gestione a livello delle regioni. Questo però, lo spieghiamo nel libro, ci sono aspetti tecnici che non credo sia assolutamente il caso di esaminare qui, però avverrebbe attraverso un meccanismo che prende il nome di compartecipazione, cioè l'autonomia differenziata di cui stiamo parlando non può arrivare al punto di tradursi in un vero federalismo fiscale, cioè per federalismo occorrerebbe che alle regioni fossero assegnati dei cosiddetti cespiti di gettito, ad esempio si dicesse, come accade ad esempio, non so, faccio l'esempio della Svizzera, in cui c'è l'imposta sul reddito a livello federale e poi ci sono le imposte sul reddito che ogni cantone può istituire autonomamente, decidendo anche il livello delle aliquote. Quindi c'è una base imponibile condivisa e ripartita. Da noi questo è impossibile perché l'attuale Costituzione non lo consente. Non consente se non minimali spazi di intervento per istituire tributi regionali, e invece quello che prevede è la compartecipazione al gettito di tributi erariali, gettito diciamo generato sul territorio della singola regione. Quindi ad esempio per finanziare, che ne so, in futuro una scuola che ha anche assume una dimensione regionale, faccio l'esempio del Veneto, ma potrebbe essere Lombardia o Emilia, o anche altre regioni che in futuro volessero mettersi su questa strada, o per avere ancora più competenze in materia di sanità, o per avere competenze in una delle tante materie, sono 23 previste come oggetto di devoluzione, sarebbero assegnati dei decimi, delle percentuali del gettito, che ne so, facciamo l'esempio, il gettito IRPEF, cioè l'IRPEF che pagano i veneti, verrebbe in parte trattenuto sul territorio per finanziare queste nuove spese e funzioni. Cosa c'è di male in questo? Nulla, è un meccanismo previsto dalla Costituzione, però è di fatto un meccanismo mai attuato, se non per le regioni a statuto speciale che già lo prevedono nei loro statuti. Ma per quello è stato ordinario, ad oggi ha sempre funzionato il metodo dei trasferimenti, in cui lo Stato a decidere a prioristicamente dall'alto quanto trasferire. E anche nella nuova assetto costituzionale, ad esempio la compartecipazione all'IVA che va a finanziare la sanità regionale, è in realtà concepita dal punto di vista tecnico come un trasferimento mascherato. Quindi c'è una, in estrema sintesi, vado anche a concludere, c'è una forte resistenza all'innovazione, c'è una forte resistenza a sperimentare nuovi modelli nella gestione della spesa pubblica con un diverso riassetto, quindi meno competenze allo Stato, più competenze alle regioni che ritengono di poterlo fare. E non capisco francamente quale sia la paura, perché se le cose andassero male, facciamo l'esempio del Veneto, il Veneto si prende le funzioni, le gestisce male, dopo qualche anno, penso in termini, in un tempo relativamente breve, i cittadini se ne accorgerebbero e scatterebbero quei meccanismi elettorali di premio e punizione, in questo caso punizione della propria classe dirigente. Quindi ci sarebbero delle spinte molto forti per un ritorno di queste materie verso lo Stato. Sarebbe un esperimento che fallisce, però è un esperimento che i veneti vogliono portare. Cioè, si sono assunti questo rischio votando in massa per il referendum. Quindi io credo che il principio democratico chieda, e poi basti anche richiamare il principio di leale collaborazione tra enti territoriali, che lo Stato si metta al tavolo con buona fede, cioè cercando di trovare i margini per raggiungerla un'intesa, per andare incontro al volere di questi cittadini che
ripeto, altro non fanno che far leva su una che vuole far leva su una norma costituzionale. L'altra ipotesi qual è? È che invece l'esperimento riesca, cioè che le regioni riescano a far meglio, a gestire meglio i soldi, a produrre maggiore ricchezza sul territorio, a produrre maggior gettito fiscale che in parte, secondo il meccanismo delle compartecipazioni, resterebbe in regione e in parte andrebbe allo Stato, che potrebbe usarlo per fare redistribuzione. Quindi anche in questo caso, al di là di sentimenti di invidia che non credo che qui debbano trovare spazio, sarebbe un meccanismo virtuoso, un esperimento che riesce, che potrebbe essere emulato anche da altri territori, con un vantaggio per tutti in definitiva. Quindi se si vanno a destrutturare le diverse obiezioni, si vede che queste non hanno molto fondamento, se non quello della, ma non mi pare una ragione spendibile, della diffidenza verso il cambiamento, del voler mantenere a tutti i costi il principio di unità e di uniformità, anche quando i modelli, non dico quelli federali, ma anche quelli con margine autonomia differenziata, dimostrano insomma di funzionare bene. Come se poi, concludo riportandomi alle parole di Andrea di prima, come se adesso le cose andassero realmente bene, cioè come se non fosse sotto gli occhi di tutti la estrema inadeguatezza dell'attuale sistema, in cui esistono comunque regioni che performano in maniera assolutamente diversa e in cui è anche plausibile pensare che difficilmente le regioni cosiddette trainanti possano ancora a lungo farsi carico di sostenere la finanza pubblica dell'intero paese, cioè quindi anche questa realtà con cui fare i conti. Però ecco, mi pare che l'ostacolo più grosso sia proprio la resistenza al cambiamento, il timore di un riassetto, di una riallocazione delle risorse, il timore ad abbandonare il principio della spesa storica, che pure questo abbandono è previsto dalla legge sul federalismo fiscale, la difficoltà, le ritrosie nel compiere il percorso verso l'approvazione dei fabbisogni standard. Quindi di fatto, a distanza di anni, nonostante i tentativi fatti direi in modo serio dalle tre regioni, ad oggi ci siamo trovati, poi la pandemia ha ulteriormente congelato tutto, ma la situazione pre-pandemica era comunque quella di uno stallo e di un muro di gomma. Mi chiedo, a distanza di un anno, da dove si debba ripartire, ammesso che si possa ripartire seriamente su questo tema. Un'idea l'ha detta Andrea, ma io mi fermo qui adesso. Grazie. Grazie professor Stevanato, credo che tutto, appunto, come è già stato ricordato ampiamente dai nostri due relatori, appunto derivi da un fattore culturale. C'è una sorta di come dire, di contrarietà generalizzata, purtroppo, a in qualche modo anche alla libertà, alla innovazione istituzionale, alla creatività istituzionale, che poi può conseguire, può provocare appunto emulazione o concorrenza. E questa cosa tendenzialmente sprigiona le migliori soluzioni che possono essere messe in campo. C'è una rivendicazione di appunto autonomia, cioè di consapevolezza, speranza, credenza del poter fare meglio attribuendo su scala più ridotta alcune determinate funzioni. Credo che queste aspirazioni, in questo caso sì, all'autonomia, no? debbano essere agevolate. C'è un fattore culturale anche che va superato nella classe dirigente, in qualche modo del sud, del meridione, perché è molto facile vivere e amministrare, come dire, comuni, regioni, quando non si deve rispondere tendenzialmente alle scelte fiscali che si compiono. C'è una espressione anche qui abbastanza curiosa, no? Per cui neanche l'IMU in moltissimi comuni del meridione, neanche l'IMU, che è facilmente verificabile, ha un tasso di fedeltà fiscale, come dire, neanche lontanamente paragonabile ai comuni del nord. Non è che ci si può lamentare del fatto che al sud ci sono meno asili nido, messe scolastiche, pretendendo che questi servizi siano garantiti dalle risorse messe a disposizione in logica perequativa dai comuni del nord, se non si riesce a far pagare i propri cittadini perché non si vuole, data la facilissima accettabilità degli adempimenti, nemmeno il tributo comunale immobiliare, dicono gli autori assolutamente in maniera condivisibilissima. Ma credo che ci sia, ci debba essere, ci possa essere una classe dirigente politica che abbia aspirazioni autonomiste anche dal punto di vista
del Meridione e hanno fatto benissimo gli autori a partire da Luigi Sturzo, come dire, pensatore e politico e amministratore locale a cui ogni liberale non può che essere affezionato. Il testo del sostanzialmente è pubblicato nel 1901, quindi 22 dicembre 1901, dice Don Luigi Sturzo: io sono unitario ma federalista impenitente, lasciate che noi del Meridione possiamo amministrarci da noi designare il nostro indirizzo finanziario, distribuire i nostri tributi, assumere la responsabilità delle nostre opere, trovare l'iniziativa dei rimedi ai nostri mali. Non siamo pupilli, non abbiamo bisogno della tutela interessata del Nord, e uniti nell'affetto di fratelli, nell'unità di regime, non nell'uniformità dell'amministrazione, seguiremo ognuno la nostra via economica, amministrativa e morale, nell'esplicazione della nostra vita. Ecco, di Don Luigi Sturzo probabilmente ne nascono pochissimi nell'arco di un secolo, ma sicuramente c'è e deve essere agevolata e aiutata una classe dirigente politica meridionale che invece queste idee le vuole fare proprie. Roberto Mazzali, credo che, così lo anticipo, credo che non solo condivida, insomma, apprezzi il testo, apprezzi gli autori, apprezzi l'autonomia differenziata, invocata, sottolineata, spiegata nel libro, ma probabilmente forse per lui andrebbe ben oltre, e quindi lo ascoltiamo con piacere e grazie Roberto di essere tornato con noi. Roberto, ti ho mutato perché se no c'era eco, quindi dovresti smutarti, termine neologismo pessimo ma efficace. Grazie. Grazie a voi, grazie Andrea, Dario, grazie Lorenzo. Io ho letto già all'uscita questo testo, che è importantissimo, sia sotto l'aspetto diciamo teoretico, giuridico, in quanto espone ed esprime in maniera davvero puntuale, documentata, tutte le ragioni che diciamo debbono far considerare assolutamente pretestuose le opposizioni, le riserve, le opposizioni alla concessione di quella autonomia particolare, che se, diciamo che se vogliamo veder bene non è quella che hanno chiesto i Veneti. I Veneti hanno chiesto molto di più, perché noi eravamo ai seggi, noi sappiamo chi andava a votare, noi sappiamo cosa vuole, cosa pensava chi andava a votare. Ricordiamoci che quando si è andati a votare, il presidente del Veneto, Luca Zaia, aveva parlato delle 23 materie, aveva parlato di risorse finanziarie molto simili a quelle del Trentino, per cui diciamo, l'idea che si era diffusa è che fosse accessibile, che manifestazione di popolo straordinaria, composta, seria, diffusa, interclassista, se vogliamo usare questo termine, è stata il fatto politico più importante che è avvenuto in Italia nel recente passato. E questo fatto politico ha avuto la risposta da parte di tutte le cariche dello Stato, compreso il Presidente della Repubblica, di una sovrana indifferenza. Ma non è indifferenza, è una studiata melina per diciamo stemperare fino al dimenticatoio questa tematica. Purtroppo la complicità l'hanno trovata nelle figure politiche che avrebbero dovuto sostenere quella richiesta espressa in un modo unico che non si era mai verificato in Italia. Ricordiamo che la città di Milano ha votato per il 30% il sì, mentre l'intero Veneto ha votato al 98,5% di oltre il 60% dei votanti. Vuol dire che tutti i veneti la pensano a questo modo e stanno chiedendo qualcosa ad uno Stato che è fallito, non stanno chiedendo qualcosa ad uno Stato che funziona bene, verso il quale si possono chiedere magari delle decurtazioni per quello che riguarda i prelievi. No, qui c'è uno Stato fallito e dall'altra parte c'è un popolo che istintivamente, ricordiamoci che il popolo molto spesso è più intelligente delle élite. Ricordiamo quello che è successo in Gran Bretagna. In Gran Bretagna non hanno votato per la Brexit le élite, hanno votato per la Brexit, l'ha votato il popolo. Così è successo anche nel passato recente. Il popolo è in grado di cogliere meglio delle élite. Oltretutto le élite oggi sono compromesse.
Perché se noi guardiamo bene, nel 2018 abbiamo avuto una tornata elettorale immediatamente successiva a questa straordinaria fatto politico. E durante quella tornata elettorale la Lega per Salvini Premier ha fatto bottino pieno nel Veneto. Oggi la Lega per Salvini Premier, ricordiamoci che riesce ad avere 50 deputati, 23 deputati in Veneto, 23 onorevoli, 10 senatori. Il Veneto nel suo complesso ha 50 deputati, 24 senatori. La Lombardia ha 35 deputati della Lega su 102, ma ha 102 deputati la Lombardia. 49 senatori, di cui 16 senatori sono della Lega. La Lega complessivamente ha 58 deputati e 28 senatori. Dunque, dove sono questi voti? Cosa si sta facendo? Se possiamo aggiungere anche un altro elemento. E cosa sta facendo la stessa Regione Veneto di fronte ad un comportamento che è ormai chiarissimo? Lo Stato italiano non ha nessuna intenzione nemmeno di concedere quella pallida forma di autonomia cosiddetta particolare, la quale, come hanno spiegato benissimo Giovanardi e Stevanato, non solo non tocca minimamente poi, se vogliamo usare il termine, la sostenibilità finanziaria dello Stato italiano, è stato fallito probabilmente 20 anni fa, che oggi sta carpendo il merito di credito della Germania per riuscire a non stare sul mercato con i propri titoli, perché l'Italia è dal 2012 che non è più sul mercato, compra tutto la BCE, incamera tutto la BCE, perciò l'Italia oggi è come se fosse sterilizzata, grazie alla firma dei tedeschi, carpita nel modo che sappiamo dal premier attuale Draghi, no? Questa è la situazione. Dunque, nemmeno quella pallida autonomia differenziata viene concessa. C'è un rifiuto categorico, e questo avviene in una situazione in cui purtroppo non si fa questione, dibattito politico su questo tema. Io credo che la responsabilità più grave di Salvini non sia tanto quella di avere trasformato un partito che ha raccolto i voti come un partito sedicente federalista o comunque erede della tradizione federalista di un Miglio che era all'altezza di uno Sturzo, no? La cosa che fa impressione di Sturzo è che sia siciliano, ma pensatori di quel calibro ne abbiamo avuti ancora, come Miglio appunto. Ma la Lega nel 2018 si è trasformata in una imitazione di Fratelli d'Italia, in un partito centralista romano che ha perseguito una politica completamente diversa, che era quella di raccogliere voti a sufficienza per riuscire a governare il paese, per cui raccogliere i voti in aree completamente diverse dalle sue tradizionali. In questo modo chiaramente non poteva permettersi di sostenere queste rivendicazioni, che sono assolutamente legittime. E non solo, ma dando per scontato che tutto l'elettorato che ha alle spalle nel Veneto e in Lombardia sia comunque un elettorato di pecoroni che continuerà a votare Lega comunque sia. Allora, questo è in effetti è un timore che qualcuno ha, che la natura di questo popolo veneto, che è un popolo che non è fatto per i drammi, è fatto per lavorare, è fatto per riuscire a trovare una soluzione, possa permettere che questi signori politici continuino ad amministrare la regione e ad amministrare i propri voti in Parlamento, ignorando ciò che un intero popolo ha chiesto. Allora, oggi la questione è questa: come facciamo a svolgere un'azione politica che possa spingere lo Stato centrale a ritornare a trattare con disponibilità? Perché oggi non ci danno nemmeno la scuola, non ci danno, probabilmente ci daranno qualche, se ce lo daranno, e sbaglierebbero a non darlo. Io sono anche sorpreso del fatto che non concedano qualcosa di puramente simbolico al Veneto per tacitare la questione e considerare concessa l'autonomia particolare, per cui rimandando ed eliminando qualsiasi altra rivendicazione più sostanziosa,
che ovviamente si riferirebbe ad aspetti anche inerenti l'aspetto fiscale e tributario, insomma, ma all'autonomia finanziaria, alla quale bisognerà prima o poi comunque cominciare a pensare. Il tema della mancanza di un dibattito nazionale su cosa rappresenta l'autonomia richiesta dai Veneti e su quale potrebbe essere realmente il suo ruolo in una riforma di un paese che è purtroppo tristemente nelle condizioni penose in cui si trova, 170% di debito pubblico, un disastro demografico a cui praticamente nessuno fa caso, e questo è gravissimo, una situazione di emorragia anche di continua di 135.000 italiani che se ne vanno, andranno a cercare una maggiore ossigeno in paesi più, ed una trasformazione dell'intera popolazione progressivamente in una popolazione di sussidiati. L'Italia, il governo romano sta trasformando l'economia in economia dei sussidiati. Non mancassero i problemi, ci mancava solo il Covid, perché il Covid è stata la più straordinaria occasione per realizzare un piano che sarebbe stato assolutamente impensabile, ridicolo, soltanto un anno fa, all'inizio del 2020. Un piano che prevede una aggiunta di spesa pubblica di 250 miliardi, gestita completamente dallo Stato centrale. Un'aggiunta di spesa pubblica che andrà a rincarare la dose di quella sciagurata politica di trasferimenti verso il sud, che non solo sottrae risorse preziosissime al nord per restare competitivo sul mercato internazionale e per riuscire anche a conservare queste regioni in condizioni strutturali adeguate, ma rovina i destinatari, lo sappiamo bene, perché il libro che hai citato tu prima di Accetturo e De Blasio è chiarissimo e non viene da Accetturo e De Blasio, sono due studiosi assolutamente credibili, indipendenti e non di parte, semmai sono di origine meridionale e hanno anche un'estrazione burocratica centralista, insomma. Dunque, la situazione a questo punto è veramente surreale. Ma ciò che manca è la politica qui, perché sotto l'aspetto giuridico noi abbiamo quello che hanno scritto e che hanno riferito oggi Giovanardi e Stevanato, è compiuto, abbiamo tutto, sotto l'aspetto giuridico tutto è spiegato. Poi chiaramente ci sono le schermaglie strumentali da parte di quella casta del sud che ovviamente a spese dello sviluppo della popolazione non accetta di cedere sul modello che finora è stato portato avanti. Ma la cosa più grave che succede, vista dal punto di vista nostro, che succederà al sud, è un'ulteriore distorsione. Avrete notato che recentemente si apriva il Sole 24 Ore in una pagina Brunetta in brodo di giuggiole annunciava di aver accelerato i tempi per nuovi concorsi pubblici di decine di migliaia di professionisti che dovrebbero gestire questo straordinario piano leninista di questo PNRR, che io vi inviterei anche a leggere, chi non l'ha letto deve leggerlo, perché così si può fare un'idea della spudoratezza a cui si può arrivare. Bene, questa situazione farà, lo Stato farà una feroce concorrenza alle imprese, o alla possibilità di fare impresa. Cioè, ciò che sta succedendo è un'ulteriore distorsione dei menti, dei cervelli, delle intelligenze, delle capacità degli amici del sud dalla produzione di beni e servizi per il mercato. Cosa c'è di più bello che produrre beni e servizi per il mercato? Cosa c'è di più bello che produrre un oggetto e poi andare a venderlo? Questa è la dignità delle persone. Questo è l'obiettivo di una persona che vuole vivere della propria responsabilità, che vuole vivere indipendente, e questo restituire dignità al sud e fare in modo che il sud, come invocava Sturzo,
e se non l'avessi fatto tu, Lorenzo, l'avrei letta io quella bellissima frase. Questo è non di nuovo ulteriormente, addirittura con proporzioni, sai che il 40% dovrà essere assolutamente investito al sud. Dunque ci troviamo di fronte ad una situazione che è veramente surreale. Allora, i rappresentanti del popolo veneto, in generale veneto e lombardo, la Lega ha completamente tradito i presupposti ideali sulla base della quale era stata fondata, non solo aveva sempre agito, ma non solo. Nel 2018 aveva portato a casa i voti e di fronte a questo abbiamo uno Stato centrale che non solo si rifiuta di trattare con un popolo, perché la Cartabia può dire quello che vuole, ma il Veneto è un popolo, non è un pezzo del popolo italiano, è un popolo, e popolo è chi dice di esserlo, e popolo è chi, come quello veneto, ha una storia, ha una lingua, ha una tradizione, ha una coscienza, ha una consapevolezza, ha un'omogeneità. Non è un pezzo di chissà cosa, non è il nord-est, è il Veneto. E noi veneti siamo una popolazione che vuole vivere in modo armonioso con tutte le altre popolazioni che abitano il territorio italiano. E noi offriamo un'idea di Italia che funziona, non il PNRR, questa vergognosa orgia dionisiaca di spesa pubblica architettata e portata avanti dal massimo burocrate centralista, che è quel signore che è riuscito a portare al massimo grado di perfezionamento l'arte di vivere sulle spalle degli altri. E questo signore, oltretutto, reduce di una serie interminabile di fallimenti nella sua propria gestione del sistema bancario italiano. Non dimentichiamo che noi veneti siamo anche stati derubati di due grosse banche, l'unica area in Italia che non ha avuto quello che hanno avuto tutte le altre aree, cioè l'intervento dello Stato per salvare degli istituti di credito essenziali, fondamentali per il territorio, e più di 200.000 soci veneti sono stati espropriati della possibilità di ritornare a ricapitalizzare le proprie banche fondamentali per il territorio. Tutto questo è avvenuto per opera di quel signore che oggi viene celebrato addirittura dalle associazioni di categoria. Capisci? Anche il deficit di comprensione di quello che sta succedendo è impressionante. Dunque, verrebbe da pensare a questo punto che se la Regione Veneto, il personale politico veneto, non avrà le idee chiare, non accetterà di rischiare, non rischiano nulla questi. Cosa stanno rischiando? Allora, un politico che non rischia non è un politico, è un mestierante. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che sia in grado anche di mettere a repentaglio la propria comoda carriera futura o a Roma o a Bruxelles. Abbiamo bisogno di qualcuno che creda negli ideali, che rappresenti il popolo, un popolo che si è espresso in un modo che dovrebbe comportare una presa di responsabilità alla massima carica dello Stato. Chiacchiere, meline. Io credo che abbiano imparato molto anche dalla parte oltre di Trastevere, di come si possa con il tempo poi aggiustare le cose e portare avanti i problemi. Dunque, noi abbiamo questo grande serenità e tranquillità di avere avuto e di avere due figure come Giovanardi e come Stevanato, che oltre ad essere parte della delegazione trattante, hanno anche chiarito che non ci sono scuse. Hanno chiarito sotto ogni aspetto come qualsiasi rifiuto da parte dello Stato centrale di sedersi al tavolo e trattare, perché di questo noi stiamo parlando, questo hanno chiesto i veneti e questo la Costituzione concede, addirittura non necessita nemmeno di avere una manifestazione di popolo. Qui addirittura la manifestazione di popolo c'è stata, nelle proporzioni che non si erano mai viste. Ma perché in Inghilterra, in Gran Bretagna, è possibile secedere e in Italia non è nemmeno possibile fare una richiesta di una riforma che è prevista dalla Costituzione? Una riforma del rapporto non è nemmeno una riforma, è un patto fra uno degli organi che compongono lo Stato. Ricordiamoci che il titolo quinto, l'articolo 114, dice che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Regione e Stato sono due entità
paritetiche, due entità che dovrebbero dialogare. Allora, dov'è la Regione Veneto? Dov'è l'azione politica? Dov'è la proposta politica? Ma noi dobbiamo soltanto andare con il cappello in mano a Roma a fare richiesta e tornare con le pive nel sacco a Venezia e tutto si è concluso? Questo sarà lo scenario politico che avremo davanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, magari con una concessione che metterà a tacere e apparentemente farà pensare che il Veneto abbia ottenuto qualcosa. Questo vi chiedo anch'io. Ma che prospettiva poi abbiamo come Italia? 170% di debito pubblico, innovazioni come il reddito di cittadinanza. Noi, imprenditori, non troviamo personale. Lo Stato ci fa concorrenza anche nel nord. Persone, 25 anni, perfettamente capaci di lavorare, che preferiscono rimanere a casa perché lo Stato italiano consente loro questa possibilità. Ma è questo il modello? Ma è il PNRR il modello? Sapete cosa c'è scritto nel PNRR? Io penso che sarebbe questo da pubblicare su tutti i giornali. Se i media avessero una responsabilità e non fossero tutti piegati alla beatificazione di questa classe politica. Il ritardo. Tra le cause del deludente andamento della produttività c'è l'incapacità di cogliere le molte opportunità legate alla rivoluzione digitale, dice il PNRR. Questo ritardo è dovuto alla struttura del tessuto produttivo, caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese, che sono state spesso lente nell'adottare nuove tecnologie e muoversi verso produzioni a più alto valore aggiunto. Questa è la pagina 1 del PNRR. Dunque, Lorenzo, cosa vuoi che ti dica? È uno Stato ormai in condizioni comatose. Se fosse un'azienda, se fosse una famiglia, avremmo già preso delle radicali iniziative. E la prima iniziativa sarebbe quella di strutturare in base a responsabilità, decentramento, libertà. Questo sarebbe. Dunque, l'idea politica unica che potrebbe restituire all'Italia la speranza di riprendersi o comunque di anticipare quello che sarà il disastro prossimo venturo, perché il disastro prossimo venturo verrà quando, prima o poi, o per uno sviluppo dell'inflazione, o perché la Germania finalmente, speriamo, potrà ravvedersi e cominciare a dire no a quello che ha lasciato dire la signora Merkel, che dal 2012 permette che l'Italia stampi e che il signor Mario Draghi stampi cifre astronomiche. 75% del PIL di Eurolandia è stato stampato per monetizzare il debito pubblico italiano, perché la vera realtà è quella, per cui creando una massa di denaro spaventosa che adesso, andando ad aggiungersi alle strozzature dovute al Covid, sta provocando dei rischi di inflazione enormi. Ma quale Italia pensate possa essere quella che non ha idee politiche, dove il 90% delle forze parlamentari, incluso il residuo 10 che non è contrario al PNRR, ma semplicemente ha una posizione tattica molto intelligente, ma è comunque favorevole. Abbiamo il 100% del Parlamento favorevole a questa orgia di spesa pubblica a debito. Andrea, tutto sarà sulle spalle degli italiani, perché anche il fondo perduto, essendo pro quota, salvo una leggera differenza di pochi miliardi, sarà tutto ripartito fra i membri, gli stati membri. Dunque, alla fine, ognuno si porterà a casa praticamente quello che dovrà. Ma la verità è che l'Italia ha la riserva mentale di non restituirlo mai quel debito. E questa è la verità. Cioè, è uno Stato bancarottiere. Allora, non solo uno Stato che tiene... Non è un sequestro di persona, non è un sequestro di popolo quello che Roma fa nei confronti del Veneto. È una riduzione in schiavitù, perché il sequestro di persona, diciamo, vista sotto l'aspetto territoriale, potrebbe essere un sequestro di popolazione, un sequestro di regione, presuppone che con il pagamento di un riscatto si riesca ad ottenere la libertà. In questo caso, cari signori,
la libertà ce la sogniamo anche pagandola. Noi siamo destinati a rimanere una delle fonti della permanente e crescente vita di questa Repubblica, che oltre ad essere diventata mendicante lei, ha come risultato pratico quello di far diventare dipendenti dallo Stato, dunque mendicanti purtroppo con il cappello in mano, di uno Stato che a sua volta è mendicante a Bruxelles, perché è uno Stato che col 170% di debito pubblico non può far altro che ricattare con il suo enorme debito i paesi del nord, i quali non potranno più farlo fallire. Questa è la realtà politica che stiamo vivendo oggi. Ma quale ripresa? Ma quale resilienza? Ciance! Questo è un rincaro della dose delle peggiori politiche che hanno combinato un disastro gigantesco, con l'aggravante di un crollo demografico che è veramente spaventoso e che dipende da, proprio dall'organizzazione dello Stato, dalla incapacità di far tornare la procreazione, la fiducia dei giovani nel futuro. E abbiamo trasformato uno Stato in una casta di diciamo improduttiva, che ha sequestrato la parte minoritaria produttiva del paese, ovviamente crescendo, ipertrofizzandosi, e di conseguenza voi capite che il futuro non potrà essere che un punto di rottura di questo impossibile equilibrio. Non c'è nessun equilibrio qui, non c'è nessuna sostenibilità della finanza pubblica. Ma come si fa a parlare di sostenibilità della finanza pubblica quando tutto il debito pubblico italiano dal 2012 ad oggi è stato acquistato monetizzando il denaro dalla Banca Centrale Europea? Mi fermo qui e ringrazio però sempre enormemente Andrea e Dario per la straordinaria opera scientifica che hanno fatto, per il fatto di avere anche diciamo messo nero su bianco quali sono state le attività di questa commissione trattante. E penso che come Veneto io a loro devo moltissimo, e mi auguro che anche il personale politico prima o poi cominci a porre l'interesse dei cittadini veneti di fronte al proprio interesse personale a continuare la propria carriera politica. Grazie come al solito per l'intervento straordinario di Roberto Brazzale, che peraltro mi ha fatto venire in mente, mi consentirai questa battuta, in una parte Vujedin Boskov, non so perché il popolo è chi il popolo dice di esserlo, e che peraltro è una grande saggezza, come erano quasi tutte le massime di Vujedin Boskov. Questa è una sorta di rivendicazione urlata, dire, ma con fermezza di libertà, ma collegata, come sempre è la vera libertà, alla responsabilità. Le due cose non vanno mai, come dire, sconnesse, vanno sempre di pari passo, e ci ha aiutato anche, come dire, a renderci conto che ci stiamo trasformando probabilmente tutti in una sorta di tossicomani del debito pubblico, non so come definirli. Ormai pensiamo tutti come che possa essere l'unica dipendenza, l'unica soluzione, e ne vogliamo probabilmente sempre di più. Questa parte delle premesse del PNRR che presuppone anche qui una sorta di visione dall'alto di come deve essere l'economia, la struttura produttiva, la dimensione delle imprese ottimali, eccetera. Quindi mi sembra una pagina come dire, che possa essere tranquillamente inserita nella pianificazione quinquennale dell'Unione Sovietica d'antan. Però siccome ci ha dato una sorta di quadro solo pessimista, anche se purtroppo è dettato da considerazioni collegate alla realtà, noi abbiamo una sana abitudine, Lisa, se attivi la telecamera e il microfono, hai già la possibilità di cercare di coinvolgere, e fortunatamente ci stiamo riuscendo, anche giovani ragazzi e ragazze che ci stanno seguendo da un po'. Lisa Kisperger è una di queste che ci sta seguendo da un po' di tempo, interviene spesso, anzi quasi sempre, sui classici, invece oggi è stata attratta da questa tematica, e quindi spero che lei voglia, quindi la domanda è assolutamente libera, ma insomma magari darci un po' di ottimismo, perché poi tutti i problemi che abbiamo sottolineato questa sera
ricadono su di lei che ne ha 21 di anni, sicuramente molto meno di quanto possa ricadere su noi tre. Lisa, a te. Grazie, grazie mille. No, io purtroppo devo mi annovererò o mi annovero, diciamo, tra quella categoria che rappresenta soprattutto qual è, diciamo, il problema italiano, cioè, e che risponde in modo, diciamo, pacifico, andandosene, sperando di andarsene, Chiaro. diciamo. E la mia domanda è proprio alla luce di tutte queste ultime, questi ultimi dati che avete comunque messo alla luce, soprattutto Brazzale nell'ultimo intervento. Cioè, cioè, si può sperare che diciamo, questa autonomia venga raggiunta attraverso l'Italia, oppure diciamo, il problema si chiama Italia, nel senso possiamo pensare con uno Stato ormai così forte, centralistico, eccetera, possiamo pensare davvero che questi territori raggiungeranno un'autonomia stando all'interno dell'Italia, o dobbiamo pensare a panorami, diciamo, senza un'Italia? Perché un po' forse il problema è stato proprio quello di far avvertire il raggiungimento dell'autonomia come una divisione tra stati ricchi, diciamo, contro stati poveri. Forse non c'è mai stato, cioè stati, regioni povere, ovviamente, forse non c'è mai stata una volontà di spostare il dibattito, spostare la narrazione, da un punto di vista anche che comunque questa separazione andrebbe, questa sì, separazione, questa autonomia, un federalismo, non lo so, andrebbe anche a vantaggio di tutte le regioni del sud. Quindi essenzialmente se si può realisticamente raggiungere un'autonomia stando nei confini italiani, rimanendo in Italia, se ci sia una soluzione italiana, oppure se alla fine stiamo parlando di fantascienza e niente. Che possa essersi sottolineati, grazie Elisa. Concessione, rivendicazione, exit, uscita, secessione, questa parola come dire, che deve essere evocata, credo che si può ridurre, rifare il giro invertito. Quindi, credo che la prima risposta spetti a Brazzale, poi, benché gli autori abbiano spiegato perché è raggiungibile, è al di sopra di ogni sospetto. Hanno smentito tutte le critiche nel volume, tutte le critiche all'autonomia di ogni tipo, gli autori, quindi invocano e difendono questa soluzione, poi se vogliono rispondere anche loro siamo felicissimi di ascoltarli. Roberto, prego. No, ma non c'è nessuna possibilità. Intanto il cappello europeo oggi, chiaramente l'ha dimostrato anche i fatti di Spagna, di Catalogna, il cappello europeo è un cappello che rende impensabile qualsiasi, diciamo, fenomeno di, diciamo, di dialettico all'interno degli stati membri, gli stati, purtroppo noi viviamo in uno stato ancora unitario ottocentesco. Con le dimensioni che allora andavano bene, oggi sono assolutamente obsolete, con una Costituzione che è assolutamente da rendere più efficiente, ha bisogno di una manutenzione straordinaria, e purtroppo però non ci sono le premesse. E se noi vediamo come i fatti di popolo, le espressioni di popolo così solenni, così importanti, così straordinarie come sono avvenute nel 2017, come è avvenuto nel 2017, non sono nemmeno prese in considerazione. Sono snobbate come se fosse un sondaggio. Cioè, capite? 2.300.000 persone vanno a votare, votano in modo omogeneo, chiedono qualcosa che è scritto nella Costituzione e chiedono qualcosa che è l'unica speranza per questo Stato fallito di riuscire a trovare la forza di reagire prima di soccombere definitivamente ai propri vizi e alle proprie turpitudini. Ecco, nemmeno questo viene considerato. E io credo che l'organizzazione, purtroppo, dell'Unione Europea, come è fatta oggi, sia un'organizzazione che anche a causa di questo disastroso indebitarsi in comune, di questo disastroso fondare la moneta unica sulla monetizzazione dei debiti, cosa che, ricordiamoci, quei liberali che ancora pensano che l'euro sia moralizzatore, sono dei poveri incoscienti. L'euro è la peggiore lira, perché l'euro oggi è diventato lo strumento di zozzerie che non si possono fare in Italia, ma si fanno in modo assolutamente ipocrita
a livello europeo, la Germania è tranquilla perché ha il suo deficit commerciale, dunque questo sistema impedisce qualsiasi exit. Exit da cosa? Quella signorina che ha parlato prima ha iniziato dicendo una cosa: la vera exit si fa individualmente, la facciamo noi imprenditori andandocene, se siamo costretti, la fanno i giovani andandosene, 135.000 giovani e meno non giovani, 135.000 italiani in età di lavoro se ne vanno, la exit la fanno loro, la secessione l'hanno già fatta in centinaia di migliaia se non milioni. Guardatevi intorno a casa vostra, quanti figli di vostri amici o vostri figli sono già via? E chi è che ritorna? Ritorna qua perché? Per pagare le pensioni a questa dittatura senile. Ma chi è il matto che ritorna? Ci vuole un coraggio di ferro, ci vuole qualcosa che va oltre la razionalità per tornare. Dunque io sono assolutamente pessimista da questo punto di vista. È solo una... cambio, una svolta radicale dell'azione politica dei territori interessati che rappresentano un certo tipo di visione che andrebbe prima di tutto a beneficio del Sud, perché sono anni e anni che i filosofi della politica, pensiamo solo a Carlo Lottieri, ma tanti altri, Bassani e compagnia, dimostrano come il federalismo sarebbe la fortuna del Sud, non del Nord. Il Veneto e la Lombardia ce la faranno sempre in qualche maniera. Ma è il Sud il dramma, è il Sud che purtroppo non viene considerato nella sua realtà specifica e molto spesso viene nascosto dalle statistiche nazionali. È lì la tragedia. E la medicina che si vuole usare è la stessa droga che si è usata fino ad oggi. Purtroppo no, non ci sarà nessuna exit, non ci sarà, per fortuna non ci sarà probabilmente, spero non ci sarà nessuna situazione tragica, nessuna situazione drammatica. Ma è possibile che ci sia un lento progressivo impoverimento. Noi stiamo perdendo la bellezza di 335.000 vite all'anno, che è la differenza fra morti e nati, senza che nessuno se ne accorga. Per cui moriremo lentamente. Ci siamo già impoveriti enormemente rispetto agli altri. Ma voi uscite mai dall'Italia? Perché il dramma degli italiani è che non escono dall'Italia. Sono autoreferenziali, sono presuntuosi, pensano di essere i migliori del mondo in tutto. Poi abbiamo avuto anche quella fortuna sfortuna di avere i successi sportivi che ci danno un'ulteriore euforia che lì è giustificata, ma in campo sociale e politico assolutamente no, capisce? Cioè dovremmo andare anche fuori a vedere come si è mosso il resto del mondo, di come siamo rimasti impiantati noi. Chi lavora fuori, come capita a noi, a tantissimi altri, si rende conto che il sorpasso è già avvenuto da un sacco di tempo, da moltissimi paesi. I paesi della cosiddetta Est Europa hanno già ampiamente sorpassato l'Italia. Vede, è un impoverirsi lento, è un morire lentamente. E questo probabilmente sarà il nostro destino. Forse l'unica speranza è che salti il sistema euro, come è saltato Bretton Woods, che salti l'euro. Saltando l'euro ci si sarebbe immediatamente posti di fronte alle responsabilità di doversi gestire senza scroccare il merito di credito di volta in volta a popolazioni sempre più lontane. Quindi la sintesi è un pessimismo rassegnato. Professor Stevanato, se vuole rispondere anche lei o replicare anche gli interventi. Nel frattempo è mutato. Le chiedo di smutarsi, per favore. No, eccoci. Dicevo, sì, in parte forse già traspariva dalle cose che ho detto in precedenza, cioè, e che hanno detto anche gli altri in realtà, ovvero c'è un apparato di obiezioni che sono astrattamente di tipo giuridico, ma in concreto nascondono obiezioni di opportunità, di preferenza politica. Perché dico questo? Perché faccio un esempio. Ad esempio, siamo arrivati al punto per cui alcuni costituzionalisti sostengono che l'articolo 116,3 della Costituzione è una norma incostituzionale. Questo è un paradosso, dire che una norma prevista dalla Costituzione è incostituzionale. Ovviamente è un paradosso, cioè è pazzesco che si arrivi ad affermazioni di questo tipo. Evidentemente, chiaro è che
anche 116 non va visto isolatamente, ma andrà coordinato e contemperato con le norme, con la restante parte, con le restanti parti della Costituzione. È chiaro che non si possono mettere in discussione i principi di uguaglianza, di solidarietà, ma nemmeno però, a dire il vero, quelli di autonomia, di responsabilità dei territori, di rilevanza territoriale del gettito fiscale. Questo emerge dall'articolo 119, ma tutti fanno finta di non vederlo. Cioè, le compartecipazioni al gettito generato sul territorio sono una chiara indicazione che sul territorio deve restare una parte del gettito, che si è voluto superare il meccanismo dei trasferimenti di una finanza completamente derivata. Ma poi anche tutte le altre, se qualcuno è interessato al tema, credo che nel libro si trovino sia le obiezioni che le nostre contro obiezioni, almeno quelle, credo quelle più importanti, insomma ne abbiamo passati in rassegna diverse. Quindi dietro a obiezioni ammantate di tecnicismo e di giuridicità ci sono spesso valutazioni di opportunità, scelte politiche. Cioè, si vuole, di fondo si vuole il mantenimento dello status quo, si vuole il mantenimento di uno Stato centralista, si vuole mantenere il principio di uniformità, non si accetta l'idea della differenziazione. Per quello molti dicono che il 116,3 è una norma incostituzionale, perché introduce il principio di differenziazione, però il quale va contro una prassi di 70 anni di uniformità. E perché poi alla fine non si vuole davvero nemmeno l'attuazione di quel simulacro di federalismo fiscale contenuto nella legge del 2009, la legge 42, che parla di superare la spesa storica a favore dei fabbisogni standard. Non lo si vuole, non ci sono solo difficoltà di ordine tecnico, che per carità nessuno nasconde. Però la sensazione è che almeno io, forse non sono l'unico, non so Andrea, adesso ce lo dirà anche lui, è che, e lo ha detto anche Roberto prima, che ci sia una cattiva volontà da parte dello Stato di sedersi al tavolo con buona fede e con leale collaborazione, e probabilmente c'è anche stato via via un indebolimento, Roberto ha usato parole molto più forti e ha detto al pane, insomma, dove ha ritenuto di dirlo, nei confronti di alcune forze politiche, c'è stato un indebolimento dell'azione volta a portare l'autonomia sul territorio. Certo, il Covid non ha, sotto questo aspetto, aiutato, ma ha aiutato per due motivi. Non ha aiutato perché i temi in agenda importanti sono diventati altri, e parlare di regionalismo, di differenziazione autonomistica, insomma, davvero nessuno ci sarebbe più stato ad ascoltare. E ha aggravato le cose perché molti pensano che la risposta, che la pandemia abbia dimostrato che occorre più Stato e meno potere alle regioni, quando invece le esperienze sanitarie delle regioni del nord, ma magari non di tutte, ma penso sempre al Veneto, non mi pare che dimostrino questo, semmai forse hanno dimostrato il contrario. Ho sentito di recente anche affermazioni del Presidente dell'Emilia Romagna, che mi pare anche abbia detto che l'idea di, ad esempio, di spostare la sanità a livello nazionale porterebbe a proteste o a sollevazioni popolari. Io credo che i cittadini della sua regione li conosca. Quindi, insomma, c'è l'idea, credo radicata e anche dotata di diversa fondatezza, che le regioni hanno, le regioni in questione hanno, di poter fare meglio dello Stato. Ma se non ci si riesce, torno a dire, non credo che vi siano ostacoli giuridici o tecnici insuperabili, ma è un tema di volontà politica. Cioè, se si vuole continuare ad avere l'Italia così come è rimasta per 160 anni ormai, o se si vogliono sperimentare modelli diversi, modelli nemmeno federali, meno che federali, ma insomma meno centralisti e più autonomisti. Professor Giovanardi. Allora, Lorenzo, tu prima hai detto una cosa secondo me fondamentale, cioè che il problema di fondo è culturale. Ed è vero, nel senso che lo scontro, perché c'è stato uno scontro, il conflitto che abbiamo descritto, che ha innescato l'idea dell'autonomia differenziata, deriva, che ha sollevato tutta una serie di reazioni pesantissime, a cui Dario faceva riferimento,
ha evidenziato che nel nostro paese c'è un vero e proprio blocco sociale che è contrario a questo tipo di cambiamento. E perché è contrario a questo tipo di cambiamento? Perché il paese è dominato da una sorta di ossessione per l'eguaglianza. L'ossessione per l'eguaglianza è egualitarismo. Il paese è dominato dalla continua spendita della parola solidarietà, ma invece la continua spendita, ogni passaggio, solidarietà, solidarietà, è solidarismo. E quindi si nega anche l'evidenza. Noi riusciamo a negare l'evidenza. La prima evidenza che si nega è che le risorse che provengono da un territorio sono in primo luogo di quel territorio. Invece, se noi diciamo questo, ci guardano con un atteggiamento particolarmente irritato e arrabbiato, perché le risorse dello Stato sono dello Stato. Non è vero nemmeno dal punto di vista della Costituzione, come giustamente diceva Dario. Nel 119 si fa riferimento alla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio, il che vuol dire che c'è un'aspettativa giuridicamente fondata, ma che è nella natura delle cose, che quello che un territorio produce dovrebbe rimanere in parte significativa su quel territorio, fatto salvo l'obbligo perequativo. Secondo questi signori neanche questo non vale. Allora, se non vale neanche questo, c'è solo Stato Italia, non ci sono le regioni, si arriva addirittura al paradosso di dire che una norma costituzionale che introduce il principio di differenziazione è incostituzionale. E perché? Ma perché di fondo il paese che è ossessionato dall'eguaglianza, che è ossessionato dalla solidarietà, è un paese fortemente socialista. Cioè, noi questo ce lo dobbiamo dire. E un paese fortemente socialista in cosa crede? Crede alle meravigliose parole di Roberto Brazzale, secondo le quali non c'è più bella cosa che produrre qualcosa e venderla, e mettendo sul piatto la propria dignità, e conducendo una vita autonoma, una vita di conquista. Ma potrà credere a questo questo paese così pervaso da questa ideologia? No, penserà che se c'è qualcuno che riesce a fare questo, c'è perché c'è qualcun altro che viene sfruttato. E allora qual è lo strumento per risolvere il problema? Lo strumento per risolvere il problema è la spesa pubblica che dovrebbe garantire la coesione. Pensate a quanto è utilizzato in questo momento il termine inclusione. A ogni piè sospinto si parla di inclusione, non vuole dire nulla, e non si arriva all'inclusione con la spesa pubblica. Cos'è il PNRR? È l'idea, perché il socialismo non è diffuso solo nel nostro paese, è diffuso dappertutto, è l'idea che si possa crescere con la spesa pubblica, è l'idea che si cresce se si fa una ferrovia ad alta velocità. Non funziona così. Si cresce se le istituzioni ti consentono di crescere, se danno spazio alle iniziative dei singoli, e quindi se quei singoli, mettendo insieme i loro sforzi, creano sviluppo. Così si cresce. Allora arrivo alla domanda: ci sono possibilità? Ma io, a dire la verità, penso che sia molto difficile. Giustamente Roberto diceva: ma è possibile che non riescano a capire che il Sud nel 1989 era molto più ricco di quello che era a quel tempo l'est europeo? C'è stato un sorpasso, eppure non riusciamo ancora a capire che con la spesa pubblica buttata là non si va da nessuna parte. Allora qual è la speranza? Ma
Abbiamo cercato di arrivare a un risultato portando a casa 23 materie che cambiavano completamente le prospettive. Sarebbe stato veramente importante. E questo avrebbe ridotto questo circolo vizioso della spesa pubblica a carico solo di una parte del paese senza che l'altra cresca. Avrebbe introdotto dei modelli, perché dei modelli dobbiamo introdurre, che potevano sicuramente servire per scardinare questo sistema, per far saltare questi circoli viziosi. Non siamo riusciti ad arrivare a questo risultato, perché dall'altra parte, ne parliamo anche nel libro, nel capitolo terzo, c'è stato, scusatemi l'abusata metafora, un vero e proprio muro di gomma. E allora, cosa si può fare ragionando dall'interno dell'ordinamento, senza ovviamente pensare a, non so, alle versioni? Cosa si può fare restando all'interno dell'ordinamento? Forse si deve cercare di pensare a una strategia, meno dirompente, ma una strategia che cerca di arrivare al risultato come? A piccoli passi. E quindi cerchiamo di portare a casa qualcosa, con una clausola enorme però, che quel qualcosa non è tutto. Cosa ci daranno ovviamente se ci danno qualcosa? Ci daranno le funzioni che non costano nulla, ci daranno delle funzioni di carattere regolatorio, ci daranno delle funzioni che non creano problemi allo Stato con le sue risorse, che invece sono sue fino a un certo punto, perché sono risorse in primo luogo dei territori. E allora, se poi con questo qualcosa e magari con qualche principio che riusciamo a mettere dentro nell'intesa, beh, riusciamo a dimostrare ai veneti, ai lombardi, agli emiliani che siamo veramente più bravi a gestire quel tipo di funzione o quelle funzioni che ci sono state trasferite, beh, evidentemente da lì devono partire ulteriori rivendicazioni che saranno rivendicazioni sempre più forti. Questa è la prospettiva, non è una prospettiva, non è un blitzkrieg. Il blitzkrieg non lo si può fare, tanto più dopo il Covid. Non è nemmeno una guerra che dura poco, sarà una battaglia di trincea. Ma noi possiamo solo questo, non possiamo sicuramente abbandonarla sta trincea, ma dobbiamo star lì. Prendiamo 30 metri oggi e ne perdiamo 50 domani, ma in trincea dobbiamo rimanere. Allora, credo che questa, come dire, intanto grazie Elisa, questa invocazione a una sorta di gradualismo autonomista, credo che possa essere un minimo di prospettiva di ottimismo, ce l'abbiamo. A me ha fatto venire in mente una cosa, insomma, da liberale, liberista, impenitente, insomma, è difficile far capire che le risorse del territorio devono aspettare solo prioritariamente del territorio. Pensate quanto sarà difficile far capire che le risorse del territorio appartengono in primis agli abitanti del territorio, e quindi le risorse devono ridursi anche la pressione fiscale. Questo è un passo ulteriormente da fare, perché poi è ovvio che qua stiamo parlando di spesa pubblica localizzata, decentrata e gestita in autonomia. Ma poi c'è anche un problema enorme di livello di spesa pubblica, livello di tassazione, quindi livello di intermediazione dello Stato. E credo mi piacerebbe arrivare a un paese in cui progressivamente, anche qui una sorta di gradualismo politico, magari i politici capiscano che non devono fare gli imprenditori con i soldi degli altri, e magari occuparsi di fare norme chiare che impediscono i danni, impediscono le esternalità negative, insomma facciano il loro lavoro di legislatori, perché per fare gli imprenditori ci sono fortunatamente in Italia ancora oggi, e dobbiamo rendere merito, degli eroi dell'impresa come Roberto Brazzale, che ci ha spiegato l'orgoglio. Mi è venuto in mente quando rivendicava l'orgoglio di vivere vendendo prodotti sul mercato, era l'invocazione delle parole di Einaudi rispetto agli imprenditori, all'orgoglio di fare impresa anche in un paese che sta cercando di fare assolutamente di tutto per far scoraggiare a fare impresa e cercando di
indurre anche all'espatrio da parte degli imprenditori. Quindi prima di ringraziare gli ospiti, come è mia consuetudine, vi invito, perché abbiamo un accordo tassativo di non superare mai le 23, e quindi grazie al ritardo con cui abbiamo iniziato la serata, insomma, ci siamo. La prossima serata torneremo a presentare un classico del pensiero liberale, credo caro a molti dei presenti, quindi Anarchia, Stato, Utopia di Robert Nozick. Lo faremo insieme a Sebastiano Maffettone, Angelo Maria Petroni e Corrado Del Bo. Credo che sarà anche qui una cosa importante ricordare questo pensatore che ha cominciato a mettere dei dubbi anche dal punto di vista della filosofia politica del Novecento. Credo che sia un gigante del Novecento che mancava di essere affrontato da parte nostra. Chiaramente questo è il libro nell'edizione per chi volesse prepararsi eventualmente alla presentazione del nostro prossimo classico. Io ringrazio davvero per essere venuti per la prima volta gli autori di questo splendido documentato calato nella realtà e assolutamente da leggere libro, Autonomia, Differenziazione e Responsabilità, ovvero il professor Andrea Giovanardi e il professor Dario Stevanato, con cui spero ci saranno altre occasioni per essere coinvolti, perché il tema è sicuramente interessante, ma insomma serve avere una voce, come dire, professionale e non solo, ed è il terzo ringraziamento, quella, come dire, enfatica, entusiasta, polemica, frizzante di Brazzale, a cui ormai siamo abituati, ed è il motivo per cui è stato invitato da noi a parlare di moltissime cose, ma insomma avercene. Quindi davvero grazie Roberto, grazie agli altri due relatori, e ci vediamo per chi ha la volontà di seguirci lunedì prossimo. Davvero grazie, buonanotte grazie a tutti. Grazie a voi. Saluti.